Continua l'agosto melitese, insieme a noi l'assessore al turismo e allo spettacolo Patrizia Crea. Buonasera a tutti, ci ritroviamo stasera per un altro evento, il comune questa sera patrocina Facce da Bronzi, siamo veramente orgogliosi di ospitarli anche a Melito, hanno fatto 3 tappe in provincia, concluderanno domani sera a Reggio Calabria, per cui il comune di Melito si sente orgoglioso di ospitare una manifestazione così importante. Quando Isabella Palamara e gli altri me ne hanno parlato, io ho subito accolto benevolmente, io insieme a tutta l'amministrazione comunale, perché questo evento sposa 2 cause. Innanzitutto c'è la possibilità di mettere in risalto quelli che sono i cabarettisti, i nostri locali e quindi i nostri talenti, che meritano uno spazio anche loro, quindi quale miglior piazza, Melito, Reggio, insomma, delle piazze importanti. E poi l'evento cammina di pari passo all'UNICEF, con la campagna Vogliamo Zero, per cui noi ci sentiamo molto legati sul sociale all'UNICEF, molto impegnativo come evento, insomma, e l'importanza è particolare proprio perché sposa questa causa, per cui è stato benevolmente accolto dal Comune di Melito e dall'amministrazione comunale che, oltre ad ospitarle, per quel che ha potuto, ha collaborato alla buona riuscita della serata. Dunque, a breve assisteremo a molte battute esilaranti, sketch con il comico di Zelling Gianluca Giugliarelli, un appuntamento da non perdere. Sì, diciamo che la serata è stata organizzata bene, abbiamo grandi ospiti, oltre agli ospiti di Zelig, insomma il comico che divertirà sicuramente il pubblico, ci sono 14 partecipanti, c'è una giuria preposta e di questi 14 partecipanti alcuni passeranno e si qualificheranno alla grande finale che sarà domani sera a Reggio Calabria. Insomma, continua il nostro agosto melitese, ci sono state tante serate, insomma ci siamo divertiti un po' tutti insieme, è stata un'aria di festa che si è vissuta quest'anno a Melito. Ricordiamo che ancora abbiamo 3 appuntamenti importanti che sono completamente realizzati dal Comune di Melito Porto Salvo con grandi sforzi. Il 24 agosto nella piazza di Prunella abbiamo Pironaci, che è un altro comico, e ci sarà un avanti spettacolo di una sfilata di bambini con negozianti di Melito. Il 25 agosto nella piazza Musa ci saranno i Nova Taranta e il 27 agosto concluderà la nostra estate melitese in bellezza il gruppo dei Taranta Project, Cavallaro Papandrea. Per cui ci riteniamo molto soddisfatti di questo agosto melitese, speriamo ora di poter lavorare anche in altri settori, altri più importanti forse, durante il periodo invernale. Ci tengo a sottolineare una cosa, l'idea e la scelta che l'amministrazione ha fatto quest'anno, cioè quella di dare spazio a degli eventi di spettacolo, in realtà sono servite, hanno avuto un duplice scopo, quello sì di dare spazio allo spettacolo qui, ma anche di dare una promozione turistica del nostro territorio, perché noi abbiamo immaginato e abbiamo inteso che chi viene a visitare Melito per il primo anno, il secondo anno, il terzo anno e trova sempre buio, probabilmente il quarto ci penserà, per cui è stata anche una promozione turistica del territorio, delle frazioni, e questo è stato l'intento dell'amministrazione, che parimenti si impegnerà in tante altre problematiche durante i mesi a seguire. Sicuramente in questo mese pieno di eventi ha fatto sì che ci sia molto più movimento e anche valorizzazione di quello che è il paese melitese. Una magari qualche anticipazione per quanto riguarda il prossimo evento? Se mi chiedi a livello di spettacolo, diciamo che sicuramente ci concentreremo a far passare un periodo natalizio diverso rispetto agli anni precedenti, quindi trascorreremo tutti insieme un bel periodo natalizio, ci proponiamo quello, però ci attendono mesi importanti, settembre, ottobre, novembre, dove andremo a lavorare molto anche su altri settori, sia sul sociale che sullo sport, perché è il caso di dare molta importanza anche a questo. Ci siamo inseriti nel periodo estivo e li abbiamo un po' tralasciati, ma mai completamente, perché comunque ci stiamo adoperando e già stiamo lavorando da un po' a tutti quei servizi che dovevano riprendere da settembre e che da settembre riprenderanno nella normalità del loro percorso, per cui anche questo.